Il Viburnum opulus è appunto una pianta che ritroviamo nei giardini romantici del XIX secolo e tutt'oggi soprattutto nella regione olandese di Halsmere, famosa appunto per il suo nome particolare, ovvero pallon di maggio o palla di neve, appunto per la forma sferica dei suoi fiori. Ha un significato particolare nel linguaggio dei fiori, appunto, utilizzato quindi per lasciare un messaggio a qualcuno, che significa appunto muoio se mi trascuri. Lo scrittore profilico, diffusore appunto della spiritualità pagana Scott Cunningham, spiega appunto alcune particolarità del Viburno, appunto vi erano delle credenze soprannaturali e quasi magiche su questa pianta in quanto proteggesse dalle sventure e portasse fortuna. Infatti era uso comune spezzettarne le radici, immergerle nel whisky o dell'alcol e portarle in un sacchetto indosso, in base a dove si posizionasse appunto, se ad esempio si voleva avere fortuna con i soldi, si posizionava all'interno del portafogli. Questa pianta è sempre stata avvolta appunto da un olore di mistero. Vi sono due teorie. La prima, appunto, che il giorno della Befana, il 6 gennaio, la notte dell'Epifania, riguarda appunto il mezzo della Befana, quindi si pensava che il manico fosse appunto costituito da legno di viburno e le setole della scopa da saggina. Si pensava appunto in un'altra teoria che fosse il primo arbusto con cui si costruivano appunto delle bacchette magiche di queste diciamo fate dell'antichità e appunto per le proprietà magiche e mistiche che dimostrava.